Ciao Matteo, puoi parlarci di Tanganyika Festival? Sì, certo. Tanganyika Festival sarà dal 26 al 27 maggio in Piazza Birago e sarà una 2 giorni che condurrà Pietro Sparacino all'insegna della risata. Libero stato della risata, infatti lo abbiamo sottotitolato. Ci sarà David Riondino, Chiara Becchimanzi il 26 maggio, anche Alessandro Gori, lo Sgargabonzi. Lì ci sarà un momento in cui andremo a parlare anche dell'aspetto scientifico, dell'aspetto totale della risata, mentre il 27 maggio avremo diverse discipline dalla danza al circo contemporaneo, a laboratori per bambini e adulti, presentazione del libro di Rino Cerritelli a cura di Coscienza Verde. Insomma, saranno 2 giorni all'insegna della risata. Ciao Giordano, vuoi spiegarci che cosa vuol dire Tanganyika? Allora, sì, l'idea di dare questo nome al festival nasce da una riflessione che abbiamo fatto fra gli organizzatori. Tanganyika era un paese, che adesso non c'è più, è diventato Tanzania, dove, sì, a nostra conoscenza, c'è stata l'unica, epidemia di risate nella storia dell'umanità. In buona sostanza, all'interno di una scuola, di sole ragazze, due o tre ragazze hanno cominciato a ridere svogliatamente, senza riuscire a smettere, e nel giro di poche settimane tutta la scuola ha cominciato a ridere. Poi dopo hanno chiuso la scuola, l'hanno mandata sui villaggetti, insomma i villaggi, i paesi intorno alla scuola, e tutta, diciamo, questa cosa si è diffusa in tutto il territorio. Quindi da questo aneddoto abbiamo voluto dare il nome al festival, anche però con un profondo rispetto per quel paese, che è un paese molto interessante anche a livello politico, perché è stato un paese dove il passaggio dal colonialismo alla repubblica è avvenuto in maniera non violenta e pacifica, e c'è stato proprio un percorso molto interessante di condivisione e cooperazione. Quindi insomma nasce da qua, questa è un po' l'idea. Il Festival Tanganyika è stato organizzato da Mente Locale, Occhi sul Mondo, grazie a un finanziamento di Sviluppo Umbria, PORFEST, e in collaborazione anche con alcune altre associazioni, tra cui Coscienza Verde, CAP 06124, e quindi insomma questo è più o meno il parterre delle realtà che hanno partecipato all'organizzazione. Va bene, grazie Giordano.